io ho sempre creduto in questo progetto, però la convinzione che questo progetto avrebbe avuto lo svolgimento che poi ha avuto, ho cominciato ad averla nel momento, la certezza l'ho avuta nel momento in cui abbiamo installato due blister. I blister sono quelle due galleggianti che sono stati messi a prora della nave, quindi sono stati progettati e poi sono stati installati. Quello secondo me è stato il momento in cui è stato realizzato qualcosa di veramente complicato, che già di per sé aveva la dignità di essere considerato un progetto difficile. Nel momento in cui abbiamo installato questi blister ho capito che avevamo la capacità di realizzare cose importanti, per cui il power buckling era un altro step verso qualche cosa che il cui risultato per me doveva essere come quello che in realtà si è rivelato essere oggi. Devo dire che io sono qui e rappresento tutti quegli ingegneri che hanno lavorato, bravi tecnici, bravissimi tecnici che hanno lavorato insieme a me, hanno creato una squadra. Molti di questi tecnici sono italiani e credo che il loro contributo sia stato determinante per portare a termine un'impresa che credo sarà ricordata per sempre. Quindi li voglio ringraziare per questo. E voglio ringraziare anche il prefetto Gabrielli, perché l'ho già detto altre volte, ma senza di lui credo che non avremmo mai avuto la forza di portare a termine un progetto così complesso. Lui ci ha difeso, ci ha supportato in tutte le fasi del progetto e quindi lui credo che sia uno degli artefici, se non l'artefice principale di tutta questa operazione. Grazie.